Salve a tutti ragazzi, ben ritrovati qua sul canale di Vato4Games, io sono Carlo e oggi siamo qua su Infamous Second Son per la Play 4 per farci una decina di minuti ragazzi, per cazzeggiare un po' insieme su questo gioco e magari per presentarvi un po' questo nuovo capitolo, questo nuovo gioco stupendo che è uscito più o meno ormai da una settimana e mezzo. Che è in esclusiva per la PlayStation 4, ragazzi. Questo gioco, devo ammettere che mi sta piacendo veramente tanto. Io ammetto di essere una persona che odia i giochi in terza persona, ma questo mi sta colpendo veramente tanto, quindi vuol dire che per me è veramente, veramente figo. Magari proviamo a fare questa missione. Il lupo ha nascosto una telecamera nella vicinanza. Uso il cellulare per localizzarla. Ok, questa qui l'avevo già fatta anche. Allora, la telecamera sta filmando questo, quindi io sono lì, quindi vuol dire che è in alto, giusto ragazzi? In teoria. Allora, praticamente noi siamo questo personaggio che praticamente al momento mi... attenzione, hai abbandonato l'area della telecamera. Stai calmo. Siamo questo personaggio, che al momento mi sfugge il nome, però vabbè dai, che pian piano nel gioco, nella storia, se non vi spoilerò niente, ma assume diversi poteri speciali, no ragazzi? Può essere il potere del neon, che è questo qui che ho adesso, che siete più o meno veloci come la luce. Può essere il potere del fumo che prendete tipo dai camini delle case. Adesso se lo trovo uno dopo magari vi faccio vedere. Oppure, andando avanti nella storia, cosa che io non ho ancora finito quindi non so bene, comunque penso che troviate altri poteri. Intanto io sto cercando la telecamera, che non ho la minima idea di dove cavolo sia. Dove può essere, ragazzi? Prima, se andavo là sopra, mi diceva che... Ok, in teoria... Dov'è che ero salito prima? Qua, ok. In teoria è là. Ah, beh, eccola lì. Perfetto, ragazzi. Come vedete, ho sparato tipo un raggio al neon per distruggere la telecamera. Parlando di questo gioco, ragazzi, la grafica è veramente ben fatta, ben strutturata. Secondo me hanno fatto un ottimo lavoro. Ecco, vediamo se... Esatto, guardate, assorbo un fumo e adesso ho il potere del fumo. Infatti, più o meno posso andare per, diciamo, lo scatto, che sarebbe questo. Invece quel neon va veloce più o meno come la luce. Oppure, oh mio Dio, c'è la pulla. Dove sono questi stones? Chi è che mi sparava? Ah, da dietro. Interessante. Adesso vi faccio vedere un minimo combattimento. Magari morirò anche. Perché se ti dico sono i più stronzi. E non muoiono. Ecco, adesso lo posso sottomettere. Così mi dà un po' di karma positivo. Perfetto ragazzi, ok. Stavo dicendo che la grafica è veramente ben strutturata per essere una console, perché comunque la Play 4 è abbastanza potente e la regge veramente bene questa grafica. Dovrebbe essere in 1080p. E questi? A casa, ok. Intanto me la fuggo. I lag sono praticamente assenti, cioè io non ho ancora visto niente. Non ho ancora notato niente, è tutto ben fluido e gira tutto veramente molto bene. Adesso abbiamo un altro po' di fumo. Potete praticamente andare ovunque. Però adesso io volevo riprendermi il potere del neon, perché mi gusta di più, ci si muove più tutto più velocemente. Aia, chi è che mi spara? No, questi qui mi sa che sono ladri, tipo. Vabbè, la gente sotto copertura, ragazzi, è fuggito, quindi niente. Facciamo fuori questi. Perfetto, abbiamo liberato la zona. La gente non l'ho trovato, non so, è un ninja quello, più di me. Perfetto, quindi andiamo su. Comunque, ragazzi, questo gioco è veramente fantastico, è veramente ben fatto. La storia mi sta prendendo moltissimo. Intanto non so perché sto salendo come un deficiente, sembro Spider-Man. Sai, sali! Ok. È veramente ben strutturato e se avete una PS4 ve lo consiglio veramente moltissimo, perché è un gioco dove c'è una storia, sì, ma se vuoi puoi anche cazzeggiartela.
e andare in giro come stiamo facendo adesso, praticamente, vedete? Può essere veramente molto molto divertente da giocare. Magari se in un futuro ci aggiungessero un multiplayer dove puoi cazzeggiare con gli amici, diventa veramente stupendo. Intanto mi riprendo il potere del laser, buonanotte, del neon, che qua sicuramente lo posso prendere. Vero che lo posso prendere? Non posso prendere il potere. Ah, ecco, sì. Viene, dammi del neon. Qui. Datemi del neon! Non. Mi serve del neon. Perfetto. Che me gusta de più. Perfetto, ragazzi. Ora vedete, posso andare veloce come la luce. Ah, e poi pian piano che andate avanti, ragazzi. Vabbè, non vi volevo spoilerare, sì. Spoilerare nulla, però nella storia, tipo dei frammenti, potete potenziarvi i poteri, no? Però vabbè, non vi spoilerò nulla in caso lo compriate. Così ve lo godete al 100%. Quindi, ragazzi, io direi che ci possiamo salutare. Fatemi sapere nei commenti se vi piace questo gioco, se l'avete già acquistato o se avete intenzione di acquistarlo. Comunque, io, se volete sapere la mia, ve l'ho già detta, io lo acquisterei se avete una PS4. Magari cercatelo su internet se si trovasse a prezzi più bassi, perché è veramente 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 ben fatto. Quindi ragazzi, io con questo vi saluto, mi raccomando, lasciate un bel like, commentatemi questo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale per supportarci al 100%. Con questo io vi risaluto, ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao!